All'interno della Pieve di San Michele Arcangelo a Ponte Buggianese sono in corso dei saggi pittorici sulle opere di Pietro Annigoni. Nel monitorare lo stato degli affreschi, i restauratori si sono accorti che ci sono delle problematiche relative al fondo sui quali sono stati realizzati dei difetti superficiali, difetti che sono letteralmente venuti alla luce in virtù della nuova illuminazione installata all'interno della chiesa, un impianto di luci a LED che prevede la possibilità di creare degli scenari di luce. A seguito di questo apporto di illuminazione in più, ci siamo accorti che ci sono dei piccoli difetti nelle superfici degli affreschi. Oggi siamo qui con una ditta di restauro per valutare attraverso dei saggi pittorici l'intervento da porre in atto prossimamente. In questo momento stiamo facendo delle prove preliminari di pulitura, quindi di rimozione dei depositi di sporco, nerofumo, polvere, pulviscolato atmosferico, sia coerenti che incoerenti, cioè vorrebbe dire quelli depositati sulla superficie, rimovibili meccanicamente, quelli invece oramai anche attaccati, uniti sempre al film pittorico, che vanno comunque rimossi con mezzi chimici. In questo caso stiamo soltanto adoperando acqua demineralizzata come primo impatto, probabilmente già sufficiente allo scopo. All'interno della chiesa di San Michele Arcangelo sono presenti diversi affreschi di Pietro Annigoni, artista soprannominato il pittore delle regine, su diverse tematiche: la deposizione e resurrezione di Cristo, l'Apocalisse, l'Ultima Cena, il miracolo della piscina probatica, la resurrezione di Lazzaro, Gesù nell'orto dei Getsemani ed altri affreschi dei suoi allievi. Tutta la chiesa è stata affrescata da Annigoni e dalla sua scuola ed è un'opera che è unica al mondo negli ultimi circa 200 anni. Quando Annigoni, a metà degli anni 60, ha visitato questa chiesa, si è trovato di fronte a una specie di tela bianca perché non c'erano decorazioni sulle pareti e ha proprio proposto di realizzare qui quella che era l'opera, quella che poteva essere l'opera della sua vita, cioè poter realizzare tutti gli affreschi, tutta la teoria degli affreschi, scegliendo lui, concordandoli con l'allora parroco Monsignore Gisto Cortesi, però avendo poi la libertà di realizzarli solamente lui e la sua scuola. Oltre ai piccoli difetti, avete anche, diciamo, sono rese visibili anche delle figure che magari non erano state individuate. Esattamente, proprio così. Nell'affresco alle mie spalle, quello della volta absidale, siamo riusciti a trovare anche la rappresentazione del volto del maestro Annigoni e lo abbiamo riconosciuto perché ci sono sicuramente delle pubblicazioni, ma anche perché è l'unico personaggio che siede subito dietro ai personaggi dell'Ultima Cena con gli occhiali. Quindi questa è stata una cosa simpaticissima. Inoltre, in altri affreschi localizzati da altre parti che poi andremo a vedere, abbiamo trovato rappresentazioni ed epigrafi che raccontano la storia di questo ciclo pittorico e delle vicende anche familiari più o meno tristi del maestro Annigoni. Le fasi poi quali saranno per arrivare poi al restauro vero e proprio? Appunto, stiamo facendo queste indagini preliminari, che sono accompagnate anche da un'indagine stratigrafica, chimica, per vedere. Abbiamo praticamente prelevato alcuni campioni che sono stati mandati in un laboratorio specializzato per vedere nello specifico, nel dettaglio, in modo scientifico, il tipo di degrado, perché a parte questi depositi di sporco e nerofumo, la superficie presenta un degrado diffuso di microperdite di colore, imputabili a probabili solfatazioni, ma ancora questo è da accertare oggettivamente con queste indagini. Quindi noi al momento stiamo facendo soltanto una prova di pulitura per eliminare comunque questi depositi, che portano comunque nel tempo ad accelerare il degrado, però comunque dobbiamo poi vedere come intervenire su questo degrado specifico che interessa appunto questi affreschi. I tempi che, diciamo, correnti per fare questi interventi fino ad arrivare poi al restauro, quali sono? Anche questi saranno, comunque dipenderanno molto dall'esito di queste indagini. Comunque saranno, vista anche la vastità dell'estensione di questi affreschi, saranno comunque tempi, ecco, non brevi.
qui siamo nella zona absidale. Abbiamo fatto questa prima prova di pulitura, quindi di rimozione delle polveri depositate, prima con una pennellessa morbida e poi con una spugna apposita per intervenire sulle superfici dipinte. Quindi abbiamo agito con un'azione meccanica. Poi su metà di questa prova siamo intervenuti anche con acqua demineralizzata interponendo un foglio di carta giapponese. Con interposizione di carta giapponese stiamo facendo un impacco con polpa di carta e acqua demineralizzata. Ma questa pasta in particolare a cosa serve? Per tirar fuori questi sbiancamenti che potete vedere in questa zona qua, perché in pratica attira a sé lo sporco in pratica. Allora, questa è la spugna Wishab che utilizziamo per il restauro come prima fase meccanico di pulitura, e al passaggio sulla superficie pittorica questo è il primo passaggio, già è così sporco perché queste sono in pratica polvere incoerenti, nero fumo, e questo è dopo qualche altro passaggio, quindi per consolidare il fatto che purtroppo di sporco ce n'è parecchio. Ed effettivamente di sporco ne abbiamo trovato tanto su queste superfici, sia sugli affreschi che sulle superfici delle pareti. Anche perché il precedente impianto di riscaldamento che abbiamo rimosso anche su indicazione della Soprintendenza dei Beni Artistici e Architettonici di Firenze non faceva altro che diffondere nell'aula le polveri provenienti dall'impianto di climatizzazione a tutt'aria con caldaia a gasolio. Quindi questo è stato rimosso e attualmente abbiamo installato un sistema di pavimento radiante al di sotto delle panche, quindi anche questo è un po' una novità. La cosa interessante è che appunto è un'opera tutta fatta nel corso degli anni, perché ha cominciato nel 1965 e ha finito nell'84, sono le ultime realizzazioni, e particolarmente interessante è che è una chiesa di un paese, quindi non una chiesa importante. Si parla di un pittore che era già considerato il pittore delle regine, che è con una suggestione enorme per la gente di qui, magari nelle pause tra un affresco e un altro andava a fare ritratti della regina Elisabetta piuttosto che di altri componenti delle case regnanti d'Europa, oppure addirittura ha fatto il ritratto di Kennedy negli Stati Uniti, e comunque con missioni molto più importanti e più prestigiose di queste. Gli affreschi hanno sicuramente una serie di cose molto interessanti, la presenza di temi che non sono del tutto usuali. Per esempio nella Resurrezione di Lazzaro c'è una dedica al fratello che era caduto in guerra, e c'è la presenza del pittore insieme alla madre e alla sorella messi da una parte, un po' fuori contesto, che sono in attesa della resurrezione del fratello. Così come c'è la sua presenza in altri affreschi, e poi ha utilizzato alcune persone del paese anche come riferimento per poter dipingere volti dei protagonisti dei diversi affreschi. Perché Annigoni ha scelto Pontebugianese? Ci sono diverse storie sul perché sia arrivato qui. Sicuramente è stato chiamato tramite delle conoscenze comuni dall'allora parroco, era Monsignor Egisto Cortesi, che però a quanto pare gli aveva chiesto una commissione diversa, cioè aveva chiesto di realizzare un quadro per l'altare della Madonna del Buon Consiglio, a cui è dedicata una parte della chiesa, una cappella della chiesa che è anche stata elevata a santuario qualche anno fa, però non si trovarono d'accordo con l'autore su questa commissione. Quando però visitò la chiesa, dopo aver parlato con Monsignor Cortesi, e la vide completamente bianca, senza affreschi, senza decorazioni, fu lui a proporre di fare questa opera. Cioè si propose in cambio delle spese, sia di vitto e alloggio, sia dei materiali, ma senza prendere niente. E insomma si parla di un personaggio, di un artista che aveva già, era diciamo, estremamente quotato, di poter realizzare lui le opere in cambio appunto di questi rimborsi, e si è creata una cosa appunto unica, quasi paradossale, una chiesa piccolissima, una chiesa di paese, e in cui però operava un personaggio che era famoso a livello mondiale. Bisogna ricordare che tutti gli interventi di restauro che abbiamo eseguito l'anno scorso sono stati realizzati con il notevole contributo della Conferenza Episcopale Italiana,
il contributo dell'8 per mille che a luglio ci viene chiesto di indicare sulla dichiarazione dei redditi, e che questi interventi di saggi pittorici in vista del progetto di restauro degli affreschi sono stati finanziati con il determinante contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pesce. Per quanto riguarda i lavori, l'importo cofinanziato è stato di 250.000 euro, restauro della chiesa, degli impianti e anche l'adeguamento igienico-sanitario dei locali parrocchiali. E per quanto riguarda i saggi degli affreschi, l'importo si aggira sui 7.500 euro.